Anticipo delle elezioni comunali a causa della quarta ondata di Covid, regione in silenzio in attesa di Roma, secondo il sindaco di piazza non c'è tempo. Nessuna evidenza di una partita di metadone alterata per spiegare la morte dei giovani, spiega il questore Tittoni che commenta anche i recenti episodi di risse e accoltellamenti. Dopo l'appuntamento con i G20 la settimana prossima, tutti gli altri eventi sono in stand-by, spiega il vicepresidente di TCC, il centro congressi, a causa dell'incertezza sul Covid. 15 milioni di euro per la riqualificazione urbana dei rioni, i fondi saranno destinati alla ristrutturazione di 40 alloggi ATER e una serie di aree verdi a San Giovanni. Coste della regione al top per balneabilità, spiega l'ARPA, il nodo e l'inquinamento dell'aria causato dalle navi, fondamentale l'elettrificazione delle banchine. La Triestina punge il mercato con la zanzara Giuseppe De Luca, l'attaccante varesino con trascorsi in A e B, spiega, sogno la promozione con l'Unione. Una statua in ricordo del famoso pinguino Marco da collocare all'ingresso dell'acquario, lo ha annunciato l'assessore alla cultura Giorgio Rossi. Buonasera e bentrovati, una nuova edizione del telegiornale di Tele4 che iniziamo con la politica. Non è ancora stata definita ufficialmente la data delle prossime elezioni comunali che si allineano alle altre votazioni del Paese. Tutto faceva pensare al 10 di ottobre, ma filtra ora da Roma la data possibile del 26 settembre, quindi in anticipo, anticipazione che però metterebbe in difficoltà le regioni, come il Friuli Venezia Giulia, il servizio d'apertura di Bernardo Gulotta. E ancora una volta il Covid a entrare a disturbo dell'agenda politica rispetto alla data delle prossime elezioni. Quando tutto faceva ormai pensare che le votazioni potessero svolgersi il 10 ottobre, ecco ora spuntare il giorno del 26 settembre come possibile election day a livello nazionale. Quest'ultima possibilità filtra nei palazzi romani e tende a voler unificare il voto nel paese, mettendo in difficoltà i territori che, come il Friuli Venezia Giulia, sarebbero costretti ai salti mortali con presentazione di delibere specifiche per allinearsi al volere centrale. Perché poi il 26 settembre? Questa data emerge da un quadro che attualmente vede la risalita dei contagi. L'indicazione è pertanto quella di arrivare al voto il prima possibile, anticipando ipotetici e per nulla sperati scenari di nuove limitazioni alla mobilità o altre norme che mettano paletti alle persone e alle attività pubbliche e private. Insomma, con una nuova stretta autunnale sarebbe difficile poter pensare di far confluire al voto gli italiani, seppur in altri paesi sia stato fatto, ma tant'è. Detto della possibilità del 26 settembre, ancora in stato di voci di corridoio, che potrà fugare soltanto il ministro dell'interno Lamorgese dopo un confronto con il comitato tecnico-scientifico, ogni conseguenza sarà da valutare attentamente. In primis la presentazione delle liste, ma anche la raccolta delle firme, l'organizzazione dei seggi e non ultimo il secondo turno, che a questo punto andrà a cadere proprio il 10 ottobre, giorno a Trieste della Barcolana. In virtù di quelli che vengono definiti più contro che pro, anche il sindaco di piazza, visti i tempi stretti, ritiene che la data del voto verrà mantenuta in ottobre, come si è sentito da un po' di tempo a questa parte. Sinceramente a me non cambia niente, però se è 26 settembre dovremmo già oggi deliberare, per cui non credo che sarà così. Oggi siamo il 26 luglio, per cui fra due mesi si dovrebbe votare, la vedo dura, ripeto, entro oggi dovrò fare in regione, credo, una leggina, qualcosa, non credo, si voterà al 10-11 di ottobre, questa sarà la cosa. Sì, proseguiamo con il nostro telegiornale per parlare della situazione sicurezza e criminalità a Trieste. Il punto con il questore Irene Tittoni, lo ha fatto questa mattina il nostro Gianluca Paladin, commentando, parlando delle indagini sulle recenti tre morti di giovani in città, ma anche sui recenti episodi di risse e accoltellamenti che hanno creato una certa preoccupazione tra i residenti di Trieste. Sentiamo. Gli accoltellamenti che ci sono stati anche tra ragazzi nelle ultime settimane, ecco, come state vedendo voi questa situazione dal punto di vista della sicurezza? C'è un problema? Normale non lo è, perché sicuramente sono sempre situazioni estremamente gravi che vanno attenzionati, ma sinora hanno il carattere sono episodiche, ecco, chiaramente degne di la massima attenzione, tant'è che è in atto, diciamo, un'attenta analisi della dinamica, che non è nello specifico l'ultimo accoltellamento estremamente chiara, per individuare responsabilità e per poi le attività conseguenti.
Mi sento di dire tuttavia che sono fatti episodici che non delineano un fenomeno strutturato. Il metadone, l'utilizzo del metadone che ha purtroppo stroncato la vita con l'overdose di 3 ragazzi, ecco, questo ha colpito molto l'opinione pubblica e ci sono ovviamente indagini in corso. Le attività sono ancora in corso e chiaramente gli episodi che sono occorsi sono gravissimi anche per la giovanissima età appunto dei ragazzi che sono deceduti. C'è la massima attenzione, però al momento non ci sono evidenze di un nesso diretto, in particolare sui primi 2 decessi che vedono l'utilizzo del metadone. Non ci sono gli elementi di possibili partite di metadone, che cosiddetto tagliato male, anche se è un termine improprio per il metadone utilizzare questa terminologia. Comunque sono in corso tutte le attività volte appunto ad accertare anche sotto profilo sanitario e quindi anche delle verifiche sanitarie che cosa si è verificata. Ecco, al momento è prematuro delineare un quadro di dettaglio perché non ne abbiamo al momento elementi oggettivi inconfutabili. E questa intervista è stata registrata a margine del giuramento di 95 allievi agenti della Scuola di Polizia di Trieste, una cerimonia che peraltro questa mattina è andata in diretta su Tele4 e anche in streaming. Molti di questi verranno assegnati proprio al capoluogo giuliano, in particolare si andrà a rinforzare l'organico del commissariato di Villa Opicina. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Allievi agenti del 212° corso, lo giurate voi? Sono 95 gli allievi del 212° corso della Polizia di Stato che stamattina hanno pronunciato il solenne giuramento alla patria, seguito dall'inno di Mameli. Donne e uomini che hanno scelto di intraprendere una vera e propria missione e stile di vita al servizio della società. La cerimonia solenne a porte chiuse senza il pubblico a causa della pandemia in corso è stata trasmessa in diretta su Tele4 proprio per dare la possibilità ai familiari e a tutti gli interessati di seguirla. Grazie al vostro lavoro e al vostro contributo diamo la possibilità ai parenti di assistere a un momento così importante per i ragazzi. È stato un corso particolare perché sono ragazzi che provengono da un concorso fatto nel 2017, ricorsisti, quindi hanno dovuto combattere per essere qui, ecco perché nel mio discorso faccio riferimento alla loro determinazione, alla loro spirito di sacrificio e al fatto che già da adesso dimostrano di avere dentro quelli che sono i principi fondanti della Polizia di Stato. Da domani gli agenti in prova prenderanno servizio alle rispettive sedi di assegnazione per completare il percorso formativo nei prossimi 4 mesi in affiancamento a colleghi più esperti. Al termine di quest'ultimo step, le donne e gli uomini che oggi hanno prestato giuramento acquisiranno la nomina di agente della Polizia di Stato. È una manifestazione bellissima e ci sarà questa immissione di risorse fresche nella nostra amministrazione. Anche Trieste sarà beneficiata da un numero di assegnazioni di personale. Questo per la Questura consentirà, e lo anticipo, di rafforzare il dispositivo in particolare del commissariato di Villa Opicina che da tempo e ha registrato un progressivo decremento delle risorse a disposizione. Si giancia morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Vediamo ora i dati del bollettino regionale sull'andamento della pandemia da coronavirus, circa in particolare le ultime 24 ore, 20 nuovi casi su 1577 tamponi, nessun decesso. In terapia intensiva sono ricoverate 2 persone in regione, nelle aree mediche 8 persone, una in meno rispetto a ieri. La prossima settimana Trieste ospiterà il G20 sulla scienza, uno dei panel principali, avrà come teatro il Centro Congressi del Porto Vecchio. Ne abbiamo parlato questa mattina con il vicepresidente di TCC, Francesco Rossetti Kosulic, che ha fatto il punto anche sul momento di stallo del settore di fronte a una possibile quarta ondata pandemica.
C'è grande fermento al magazzino 28 del Trieste Convention Center del Porto Vecchio. È in corso l'allestimento esterno ed interno degli spazi che ospiteranno il panel principale del G20 dedicato alla scienza, che vedrà Trieste protagonista giovedì 5 e venerdì 6 agosto con 30 delegazioni in arrivo da tutto il mondo e per l'Italia il ministro della ricerca Maria Cristina Messa. E come vedete anche alle mie spalle stanno già allestendo. L'evento inizierà il 5 e finirà il 6, ovviamente coinvolgerà un numero importante di ministri che verranno a rappresentare i propri paesi e noi abbiamo dato la disponibilità anche perché il nuovo centro congressi si presta esattamente per quello che sono le loro esigenze e il loro fabbisogno. Perché sarà un evento di risonanza internazionale, per cui anche a livello promozionale per il centro congressi sarà sicuramente una carta vincente. Dopo il grande appuntamento di inizio agosto, che tornerà a vivacizzare la struttura inaugurata con ESOF 2020, i futuri eventi al centro congressi sono nuovamente avvolti dall'incognita conseguente alla quarta ondata pandemica, perché se è vero che con il Green Pass si possono organizzare gli appuntamenti fieristico-congressuali, è altrettanto vero che, con queste limitazioni, gli organizzatori stessi temono un flop. Dopodiché ci sono una serie di, chiamiamole così, intenzioni a... Però è tutto vincolato a quello che sta succedendo, che sta, purtroppo c'è una ripresa oggi, si manifesta una ripresa relativamente al problema Covid e pertanto molti si riservano di confermare o meno determinati eventi che spaziano dalla medicina alla biologia. La stessa Barcolana vorrebbe fare questo evento C-Summit. E c'è un portafoglio abbastanza ricco con molti punti di domanda proprio dovuto al fatto che non si sa quali saranno poi i vincoli, la green card piuttosto che altre problematiche di natura diversa al di fuori da quello che è la nostra realtà, che noi saremmo ben contenti di aprire a tutti. E questa intervista è stata registrata a margine dell'intitolazione del foyer del nuovo centro congressi all'ingegner Pierpaolo Ferrante. Applausi e lacrime agli occhi per un uomo che ha sempre guardato e promosso il futuro della sua città. L'ingegner Pierpaolo Ferrante lo ha fatto per tutto il corso della sua vita, eppure Tele4 si unisce all'abbraccio della moglie Maria Cristina e del figlio Paco. E grazie a lui se Trieste si candidò ad ospitare ESOF 2020, che al di là della disgraziata annata pandemica permise finalmente la realizzazione di un moderno centro congressi come quello del Porto Vecchio, il cui foyer ora porta il suo nome. Ed era stato sempre lui tra i principali promotori della candidatura di Trieste all'Expo 2008, era stato anche presidente dell'ESIT, l'ente zona industriale, e aveva insegnato la facoltà di architettura dell'Università degli Studi di Trieste. Un ricordo sulla sua propensione a essere figura di stimolo e propensione allo sviluppo per il territorio è stato tracciato dall'amico Federico Pacorini. Pierpaolo voleva molto bene a Trieste, tanti volevano bene a Trieste, alcuni ritengono che il bene della città sia quello di mantenere le cose come stanno. Il modo in cui Pierpaolo voleva bene alla città invece era quello di portare opportunità alla città, fare in modo che la città esprimesse più di quanto non faceva, meritava di più, fosse apprezzata di più, e in questo senso ha lavorato. Parliamo ora di Fincantieri con le parole di Giuseppe Bono, l'amministratore delegato del gruppo Fincantieri. Spero che capiscano i giovani, che capiscano le famiglie, che va fatta una mobilitazione generale per questi figli che non lavorano e non studiano. Temo che saranno costretti a pagare i debiti fatti da noi, quindi l'invito che rivolga loro è di mettersi in gioco da subito, ha detto rispondendo a una domanda sulla difficoltà di trovare lavoratori italiani a margine della consegna da parte di Fincantieri alla MSC della nave da crociera più grande mai costruita in Italia, la Sea Shore. Ha poi aggiunto come vaccinarsi è una necessità imprescindibile parlando della pandemia da coronavirus. Torniamo a Trieste, il Comune riceverà 15 milioni di euro dal Ministero nell'ambito di un progetto volto alla riqualificazione urbana dei rioni. Questi fondi saranno destinati alla ristrutturazione di 40 alloggi ater e di una serie di spazi verdi nel rione di San Giovanni. Vediamo.
Si chiama PINQUA, ovvero Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare, ed è il progetto al quale il Comune di Trieste ha concorso ottenendo un finanziamento di 15 milioni di euro che verranno impiegati per la riqualificazione di 40 alloggi ATER e aree verdi nel rione di San Giovanni. Interveniamo circa su una quarantina di appartamenti, su un patrimonio ovviamente, come sapete, del Comune di Trieste che noi gestiamo, però si tratta di un progetto effettivamente molto importante che va ad inquadrare una rigenerazione urbana un po' degradata insomma negli anni, che è appunto la zona di San Giovanni, dove verrà riqualificato effettivamente una buona parte anche di verde, di vie, di illuminazione, di parchi giochi. Al bando ha partecipato, come detto, il Comune assieme all'ATER e grazie anche all'aiuto dell'Università di Trieste, nello specifico la Facoltà di Ingegneria e Architettura. In particolare la proposta avanzata prevede interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica, con la ristrutturazione degli edifici di via Tintoretto 3 e 5 e di via Caravaggio 8, 10, 14 e 16, di proprietà del Comune in gestione ad ATER, prevedendo la realizzazione di 54 alloggi dotati anche di ascensore. Di notevole interesse sono inoltre la riqualificazione dell'area verde retrostante gli edifici di San Pelagio, in cui si prevede la realizzazione di spazi per le attività fisiche e il gioco all'aperto, e di spazi per coltivazioni urbane, attraverso percorsi partecipati di progettazione e automanutenzione da parte degli abitanti. Si interviene con il recupero dell'ex scuola Filzi, in via Caravaggio, che diventerà la casa delle associazioni. Mi ero impegnato qualche anno fa a crearla e finalmente con 3 milioni di euro portiamo a casa questo importantissimo risultato. Andremo anche a riqualificare delle aree verdi, a realizzare nuovi spazi per il nostro servizio sociale con il recupero di una palazzina, ma andremo anche a sistemare finalmente quello che è l'accesso della nuova palestra polifunzionale di San Giovanni, che è in corso di realizzazione, con la creazione di un ulteriore spazio verde verso piazzale Gioberti. Si stima che l'intero progetto sarà completato in 5 anni entro il dicembre 2026. Ci spostiamo in Consiglio regionale. La Giunta regionale ha presentato oggi un emendamento all'assestamento di bilancio che introduce nella manovra risorse per 162 milioni di euro da destinare alla concertazione con gli enti locali. Le risorse regionali sono destinate principalmente a investimenti concordati con i comuni per la realizzazione di opere pubbliche, ha spiegato l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Roberti ha infatti precisato che nell'elenco delle opere, tra le altre, ci sono anche i finanziamenti al Comune di Trieste per Palazzo Biserini, di cui abbiamo parlato proprio la settimana scorsa. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie e servizi, tra cui un'interessante pagina sportiva con il nuovo acquisto per l'attacco della Triestina. Restate con noi. Riprendiamo il nostro telegiornale con la politica. Liberiamo il Canal Grande, lo chiede con forza il Movimento Futura, che oggi sul canale di Ponterosso ha tenuto una conferenza stampa per chiedere al Comune risposte sullo stato dei lavori. Sono intervenuti il candidato sindaco del Movimento Franco Bandelli e l'ingegner Francesco Cervesi. Da febbraio, ha detto Bandelli, è partito il cantiere del canale di Ponterosso per la ristrutturazione. I lavori sono iniziati speditamente, realizzati da una ditta che riteniamo assolutamente all'altezza, ma improvvisamente qualcosa si è bloccato. Non riusciamo a capire cosa. Si vocifera che ci sia stata una sospensione dei lavori. Chiediamo con fermezza al Comune che sia fatta chiarezza. Chiediamo all'amministrazione comunale di sapere se corrisponde al vero che i lavori siano stati sospesi e se sì, per quale motivo, se si pensa di continuare progettualmente con la soluzione delle cosiddette palancole o di rivedere la parte progettuale. E proprio questa mattina Franco Bandelli è stato protagonista di un siparietto, ospite a Sveglia a Trieste con la nostra Nella Ulcigrai, ed è stato proprio il personaggio di Macete a incalzare il candidato sindaco sul famoso video registrato di notte davanti alla galleria di Piazza Foraggi, chiusa per lavori. Ma stanno chiudendo la galleria? Ma no, non è possibile! Ma se il sindaco e l'assessore hanno annunciato in pompa magna che la galleria è riaperta da questa mattina, eccoci qua, sorpresina. Signor Bandelli, che posso chiedere una robetta, così tra me e lei? Ma che non senti nessuno? No, la sera che lei era fuori dalla galleria, due sprizzetti di cavallo. Ma sempre questa, cioè, perché, allora, la capisci, cara Nella, cioè, allora, sta storia dei sprizzetti, no, può andare bene per far ridere. Due. E mi che sono ironico, accetto. Ma il dire che, non da lei, ma il dire da qualcheduno, che vengo da serate mondane, no? La capisci? Quando io ero nell'ennesima riunione,
Allora, sfido chiunque dei telespettatori a non bever forse due sprizzetti di sera, no? A Trieste penso che tutto il mondo... Sei quasi obbligatorio. Ecco, sei quasi obbligatorio. Su quel non si tira nessun indrio, sul vaccino ancora qualche dunque, no? Ecco, sì, allora, detto questo, però tra dire questo e voler poi far costruire, no? E dopo sa, diventa anche la macchina del fango, ma lei no, vabbè, non lei, non lei, non lei. Signori miei, se politici, insomma, se no. Non si sgamati su ste robe, dove venire che esatto. Se è obbligatorio. Ma esatto, bisogna ciapparla in rider come la dici lei, no? No. Penso che non dave scampo, perché se no le copè. Dopo due giorni, insomma, è impossibile. Oh, cioè, penso che guardi, fa parte un pochettino del vostro percorso, insomma, omini miei, no? La guardi, se la se candida mi voto per lei. Sì, ma io non sono mica sonata. E allora leggiamo direttamente dalle pagine online del quotidiano Il Piccolo e rivolgiamo quello che è un saluto a un amico più che a un collega. Il giornalismo piange Bruno Lubis, graffiante storica penna del quotidiano Il Piccolo. In agosto avrebbe compiuto 74 anni, è stata una delle firme del quotidiano e soprattutto un grande interprete, diciamo così, della pagina sportiva con i suoi graffianti e gustosi articoli sulla Triestina e non solo. Un pensiero naturalmente alla sua famiglia anche da parte di Tele4. Proseguiamo parlando di inquinamento del nostro mare, che pare invece al top per qualità dell'acqua e della nostra aria, con inquinamento però che viene causato in maniera importante anche dalle navi presenti in rada e all'ormeggio nel porto di Trieste e in quello di Monfalcone. Sentiamo le risultanze dell'ARPA regionale. Il mare del Golfo di Trieste gode di ottima salute. Non una considerazione generica da chiacchiere estiva, ma la sintesi dei risultati dell'analisi condotta a Campione su tutta la costa del Friuli Venezia Giulia da parte degli esperti dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Ottima. Abbiamo appena concluso la quarta campagna di controllo della balneazione e confermo la balneabilità di tutti i tratti della nostra costa destinati a questa attività ricreativa. Non solo, abbiamo anche iniziato il monitoraggio dell'alga Ostreobaptis ovata e anche questa, diciamo, dà delle notizie, dei dati confortanti. A preoccupare invece l'impatto del traffico navale e delle attività portuali sulle concentrazioni in atmosfera di inquinanti. Basti pensare che secondo i dati dell'inventario delle emissioni in atmosfera, nel comune di Trieste il 20% della CO2 emessa in atmosfera, quasi il 70% degli ossidi di azoto e il 50% delle polveri sottili sono attribuibili alle attività del porto, un tema che il mondo dello shipping sta già affrontando con normative più stringenti, come spiegato nell'appuntamento organizzato dall'ARPA sul Molo Audace di Trieste da Fabio Poletto della Direzione Marittima Regionale. Cosa ha fatto l'AIMO? L'AIMO International Maritime Organization. L'AIMO ha detto che dal 1 gennaio 2020 il contenuto di zolfo nei carburanti, che per le macchine è 0,001%, nelle navi prima del 1 gennaio 2020 era il 3,5%, lo ha ridotto allo 0,5%, il che significa che comunque è sempre 500 volte maggiore a quello ammissibile nei veicoli, nelle macchine che noi usiamo tutti i giorni. In prospettiva futura risulta decisivo per ridurre le emissioni il progetto, già messo in cantiere dall'autorità portuale, di una sempre più diffusa elettrificazione delle banchine, in modo da consentire lo spegnimento dei motori delle navi una volta approdate a riva. Cosa assistiamo? Assistiamo che il futuro lo vediamo roseo, perché le iniziative che l'autorità portuale sta mettendo in campo, ad esempio il progetto di elettrificazione delle banchine, porterà a una riduzione significativa, più del 20%, di quelli che sono gli ossidi d'azoto attualmente emessi dal traffico portuale. Quando parlo di traffico portuale intendo sia l'attività vera e propria che viene svolta sulle banchine, ma anche lo stazionamento in rada delle petroliere, ad esempio. Proseguiamo con la pagina sportiva, il calcio, la Triestina mette a segno un vero e proprio colpo di mercato firmato con un biennale l'attaccante varesino Giuseppe De Luca.
La Triestina punge il mercato di Serie C con la zanzara Giuseppe De Luca. L'attaccante varesino, lanciato proprio da Mauro Milanese nella sua fortunata esperienza da DS in Lombardia. 29enne ed ex Entella, per 3 anni in Serie B con ottimi risultati, De Luca viene descritto come un giocatore duttile che può giostrare in tutti i ruoli dell'attacco, da primo o seconda punta, così come da esterno alto. Si è guadagnato negli anni il soprannome La Zanzara, sempre pronto a pungere, a dar fastidio alle retroguardie avversarie con generosità e pressing. Ha firmato un contratto biennale con l'Unione, al telefono con Tele4 ha subito chiarito come il suo obiettivo sia quello di far salire la Triestina in Serie B. Cresciuto nelle giovanili del Varese, con la compagine lombarda disputa un biennio da protagonista a partire dal 2010 in Serie B, mettendo a segno 11 reti in 44 presenze e raggiungendo la semifinale playoff nel primo anno con gol al Padova e finale playoff nella stagione successiva con gol nella gara d'andata contro la Sampdoria. Acquistato dall'Atalanta, con i nerazzurri disputa 2 campionati di Serie A, mettendo a segno complessivamente 10 gol in 40 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nell'estate 2014 si trasferisce al Bari, totalizzando 2 stagioni e mezza in B con la maglia dei Galletti, 90 presenze e 17 reti. La seconda metà della stagione 2016-2017 indossa la maglia del Vicenza, 4 reti in 14 presenze, passando poi alla Virtus Entella, sempre in Serie B, 7 gol in 35 presenze con i biancoazzurri in campionato. A seguire una breve esperienza in Romania, al Cluj, e successivo ritorno all'Entella. In Liguria trascorre anche gli ultimi 2 anni, sempre in B, da protagonista con 64 presenze e 13 reti all'attivo, venendo eletto giocatore dell'anno 2 stagioni fa con 10 gol in campionato. E chiudiamo con una notizia simpatica: una statua dedicata al ricordo del pinguino Marco da collocare all'ingresso dell'acquario cittadino, è quanto annunciato l'assessore alla cultura del comune Giorgio Rossi questa mattina. Averlo qui, conoscerlo nella sua dimensione reale, perché è lui, poi era una pinguina alla fine, si sono accorti che era una femminuccia, è qualcosa di straordinario in quello che il ricordo che ha di Trieste per questa creatura. Era affezionato a tutti, peraltro dicono gli esperti che si era talmente affezionato agli esseri umani da considerarli i suoi simili, mentre disdegnava la compagnia di altri pinguini. Questo dicono quelli che evidentemente sono esperti in materia. Oggi lo possiamo vedere nella sua dimensione veste naturale, qualcuno magari lo credeva un pochino più grande, ma soprattutto a lui dedicheremo una statua. Con i soldi che raccoglieremo con la vendita dei gadget della Cracking Art andremo a farne proprio un monumento che sistemeremo all'ingresso dell'acquario sulla scalinata a ricordo perenne di quello che è stato uno dei simboli delle generazioni triestine degli anni 50 del primo dopoguerra. Quindi io mi auguro che tutti vengano a vederlo, a visitare la Cracking Art per capire cosa poteva in quel tempo significare Marco per tutti noi. Allora, domani mattina sveglia Trieste a partire dalle 7 con Bernardo Gulotta in conduzione. Gianluca Paladin sarà in collegamento da Muggia. Appuntamento domani su Tele4. Buona serata.